Cari amici, buongiorno a tutti, io sono Saverio Rosa. Se c'è una specialità che negli ultimi anni sta vedendo un incremento degli appassionati decisamente notevole è sicuramente quella dello spinning. Quest'oggi ci troviamo a Santa Margherita Ligure in occasione di un trofeo che vede come protagonista appunto questa tecnica, in particolare lo spinning dalla barca. Un trofeo che vede numerosi iscritti organizzati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Lady Martina. Organizzatore e istrione della manifestazione è Fabio Storelli e Fabio Podestà. Fabio e Fabio. Grazie. Chiaramente non è la prima edizione, siamo alla seconda edizione, il numero degli iscritti è aumentato, quasi raddoppiato. Quanti ne abbiamo? Sì, abbiamo 80 iscritti. 80 iscritti, pensate, per un evento sportivo non federale, quindi un promozionale è davvero un risultato decisamente importante. E pronostici, catture, ci sarà? Dopo tutte le brutte giornate che sono passate qui nel Golfo, speriamo di riuscire a far ottenere a questi ragazzi catture da record, ovviamente. La gara è iniziata, abbiamo preso il mare, siamo nella fase quella più noiosa, cioè siamo in attesa dell'avvistamento delle mangianze identificate dalla presenza di gabbiani, e se non troviamo quelle chiaramente non possiamo dirigerci nella zona, nello spot di cattura. E nel frattempo binocoli in mano e vista all'orizzonte, speriamo in bene. Questa barca ha un equipaggio d'eccezione, quindi due spinner, in particolare anche una lady spinner, che è Serena, la mia fidanzata, e l'amico Maurizio, che ci aiuteranno in questa fase a avvistare le mangianze, e poi cercheremo di ottimizzare con buone catture. Adesso ci spostiamo nuovamente dove vediamo una concentrazione maggiore di barche. We'll be right back.
Siamo in attesa, siamo alla ricerca di mangianze. Il problema è che dobbiamo trovare mangianze di buona qualità, cioè di buona taglia, perché il regolamento di questo trofeo impone che alla pesa venga portato un solo pesce. Un solo pesce, un pesce che dovrà essere chiaramente grosso. Vincerà, farà classifica il pesce più grosso preso. Quindi sarà inutile prendere decine e decine di prede se queste non saranno di buone dimensioni. Puntiamo al poco, ma di qualità. Quindi insomma anche una buona percentuale di fortuna sarà decisamente fondamentale. Direi che per voi è arrivato il momento di salire sulla barca della giuria per vedere da un altro punto di vista, da un altro occhio questa competizione. È in arrivo la barca di Fabio e Fabio e quindi salirete con loro. Ci rivediamo più tardi. E tu lo tieni a caldo? Qualcosina così, ma di questa misura. Per adesso, poi vediamo. Bravi, bravi. Oggi la giornata, come potete vedere, è quasi estiva. Ci sono 30 equipaggi che si stanno dando del filo da torcere, 80 persone in gara, quindi insomma direi che tutto sommato male non è. Alle mie spalle abbiamo il giudice di gara che, come vedete, non perde tempo e anche lui si sta dando da fare a catturare qualcosa. Fabio, vuoi far vedere una delle nostre catture? Noi ovviamente non partecipiamo alla classifica, però siamo pescatori e quindi noi siamo fuori gara, come dice giustamente il giudice, ma siamo anche pescatori, malati della pesca, e due lanci li abbiamo fatti anche noi. Ho sbattuto anch'io. Riccardo, qualcosa abbiamo fatto, dai, bravi, bravi ragazzi. Sono le 12.45, manca solo un quarto d'ora alla fine della gara e le prime barche stanno già rientrando, alcune hanno diverse prede, altre purtroppo non hanno nulla. Ora non ci aspetta che attendere tutti i garisti che portino il loro sacchetto con la loro preda e poi dare il via alla pesa e poi la classifica e la premiazione di tutti i garisti.
siamo col terzo classificato, Valerio Bassini. Allora Valerio, dici qualcosa della gara, in particolare se ci sono stati dei momenti in cui la pesca ha reso di più, mattina, pomeriggio, e se con, più o meno con che artificiali ha pescato, non ti vogliamo rubare tutti i segreti, però qualcosa. Guarda, siamo partiti verso le 8, inizio gara, siamo andati subito verso Chiavari. Le prime mangianze le abbiamo trovate subito verso le 8:15, quindi dalle 8 alle 9 diciamo che abbiamo fatto quasi tutti i pesci. Quindi la gara il grosso della gara nel primissimo mattino? Nel primissimo mattino sì, i tombarelli boniti sono venuti su tutti a quell'ora lì con i metal jig. Passiamo adesso a cercare di comprendere i segreti dell'argento, quindi del secondo classificato, che è Francesco Mortola, qui alla mia sinistra. Chiaramente Francesco, ora ti vogliamo rubare qualche informazione sulla tua azione di pesca, se c'è stato un momento della giornata che ha reso di più e in particolare in quel momento che tipo di artificiale ha dato i migliori risultati. Sì, come molti avranno usato è stato un piombato a effettuare la cattura di piccole dimensioni. Quindi un metal. Sì, un metal, colore molto chiaro, glitterato. Glitterato sull'azzurro, sul bianco, sull'arancio? No, l'ultimo che ti manca, sul rosa. Sul rosa, sul rosa. Solitamente funzionano, almeno per mia cosa, colori più naturali, però questa volta un colore più chiaro e soprattutto un'ottima dose di fortuna, visto che hanno preso tutti più o meno lo stesso tipo di pesce, quindi è stata, come tutti, forse un'azione di pesca più mirata al non perdere, perché chi voleva forse vincere la gara doveva sperare in un altro tipo di pesce, come un'amia, un altro carangide vicino alla foce. Incide sicuramente. E il momento in cui hai effettuato la cattura vincente? Per le 9 di mattina, quando il sole oramai era già alto, lanciando contro la luce, diciamo, e nel momento di frenesia maggiore di tutti i bonitti. C'era qualche tonno, però fortunatamente con l'attrezzatura che avevo non ha boccato. Dopo il bronzo, dopo l'argento, non possiamo che passare alla medaglia più preziosa con Stefano Adami, che tra l'altro è un recidivo perché ha vinto anche la scorsa edizione. Bene Stefano, le domande di rito, e cioè l'azione di pesca che ti ha reso di più e il momento della cattura, com'è stato? Dici qualcosa. Allora, abbiamo iniziato a pescare più o meno tutti insieme con i metal jig. Metal jig piccolini, mangiavano sul piccolo. Per cercare qualcosina di un po' più grosso mi sono mosso sulla gomma grossa, un 18 grammi, un silicone grosso con la testa a punta, cercato basso, veloce, abbiamo avuto una mangiata, insomma non abbiamo vinto di tanto come grammi, però comunque fa sempre piacere il fatto che comunque il tombarello più grosso sia cascato sulla gomma grossa. Due parole sull'organizzazione, soddisfatto dell'evento, come ti è sembrato? È già il secondo anno, rispetto all'anno precedente ancora meglio, ancora più partecipanti, è stato molto divertente. Poi i due ragazzi che organizzo, i due Fabi di Lady Martina, sono stati veramente veramente ospitali come sempre. Gente, ce ne fossero tante di associazioni del genere, in Italia farebbe molto bene alla nostra pesca. Bene, direi che la manifestazione è più che riuscita, splendido lavoro di Fabio e Fabio. Spendiamo qualche parola per sapere se è alla fine soddisfatto del risultato in termini organizzativi, logistici e tutto eccetera. I complimenti, ti avverto che sono già arrivati un po' da tutti. Grazie, grazie mille, questo ci fa onore e molto piacere. E ti dico, già il numero maggiore rispetto all'anno scorso per noi è stato un successo. Se poi pensiamo che la nostra idea è quella non tanto di creare una gara quanto una festa della pesca per riuscire a far conoscere persone di diverse regioni, perché pensa, abbiamo 9 regioni in gara, quindi il nostro intento è stato raggiunto al 100%. Se tu guardi, ci sono un sacco di persone che non si conoscono, che si stanno scambiando idee, consigli su come pescare al meglio, e questo per noi è l'importante. Poi gli abbiamo fatto conoscere Santa Margherita Ligure, una bella cittadina, e per noi è fondamentale che ci conoscano, che vengano da noi a pescare e soprattutto a divertirsi, perché la pesca è divertimento. Indubbiamente. Da Fabio Storelli passiamo a Fabio Podestà, l'altro artefice di quello che abbiamo vissuto quest'oggi.
risultati in termini di catture. Abbiamo visto una pesa particolarmente laboriosa, soddisfacente. Dici qualcosa in più? Sei contento, spero? Siamo contenti. I pesci ci hanno risposto molto bene. Tombarelli, quasi tutti, una ricciolotta. E l'importante è per noi, oltre ad avere portato avanti molto bene il pescato, e che hanno risposto pesci soprattutto sui 2 chili, che erano quello che ci aspettavamo, pesci comunque molto veloci, molto combattivi. I ragazzi si sono comportati bene tutti e siamo molto contenti. Dico che abbiamo messo insieme dalla barca più piccola allo scarab, dal gommoncino, è stata una festa, quindi siamo molto soddisfatti. Valerio Bassini, terzo. Bravo Valerio, bravo, bravo. Secondo classificato con punti 1995. Un attimo che devo bere. Francesco Mortola. Bravo Francesco, grazie. Complimenti. Bravo. Primo classificato, trofeo spinning Lady Martina Sport Fishing 2014, Stefano Adami. Complimenti Stefano Adami. Adesso vediamo. Vi aspettiamo l'anno prossimo con l'edizione 2015 che sarà ancora più grande e ancora più bella. Un saluto, ciao!